Io sono entrato nello scautismo all'età di 6 anni, 1962-1963, da Lupettino, di un gruppo che fu seriamente minacciato di essere espulso proprio perché faceva educazione mista tra piselli e piselle. Sono un po' ironico, ma ci vuole. Io ci ho speso la vita nello scautismo, ci sono stato più di 40 anni e spero che le nuove generazioni rivendichino a se stessi il diritto e il dovere di dare una pedata nel culo a tutti questi cialtroni e cialtrone che usano la GESCI o comunque lo scautismo per fini secondi e ridiano allo scautismo e al pensiero di Pippi, alla speranza di Pippi, quella dignità che Pippi merita. Prima della Seconda Guerra Mondiale il nazionalismo inglese pigiava tantissimo su Pippi e la sua risposta non fu una visione, una cultura, una politica nazionalista. Jamboree, marmellata di ragazze, superamento delle frontiere, quindi una visione completamente, assolutamente antirazzista, con l'attenzione ai più poveri. E 28-29 anni fa entrammo per la prima volta, come volontari, nel campo Rom di Quinto a Sesto. Uno dice, porca miseria, no, abbiamo fatto il nostro punto. Il compito di un educatore, di un gruppo di educatori, è quello di andare là dove nessuno va e andare in quei luoghi dove ci sono esseri umani cagati zero da tutti, da comunisti, da fascisti, da preti, dalle suore, per sperimentare che ognuno di noi ha la possibilità di lasciare davvero questo mondo migliore, non lasciarlo come l'abbiamo trovato. Si parla di socializzazione. I bambini rom non hanno bisogno degli scout per giocare, perché quelli, cioè, si fanno cazzi sua da millenni, ma figurati se hanno bisogno degli scout. La gente arriva da Barcone e non ha certo bisogno degli scout per imparare a vivere. Noi abbiamo bisogno di capire chi sono loro. Far di tutto anche con le istituzioni perché queste persone, che siano presenti legalmente o illegalmente, non ce ne frega niente, abbiano lo spazio per potersi far riconoscere. Fino a un anno fa, due anni fa, a Firenze c'era un consiglio degli stranieri a livello comunale, è arrivato il nuovo sindaco, in tre giorni l'ha cancellato. Lo scautismo fiorentino potrebbe far sentire la sua voce in sede comunale, istituzionale, per dirgli no, porca puttana, il consiglio degli stranieri va ricostituito e magari gli va dato più possibilità di dialogo e di compartecipare senza diventare schiava di quell'alleanza politica o dell'altra. Quello che vedo è che invece ognuno guarda veramente nel suo orticellino. Io lo chiamo pisciatoino, bisogna rimparare invece l'esercizio della politica educativa territoriale. Lo scautismo è un'esperienza pedagogica ed educativa. Si propone lo scautismo a dei giovani perché quei giovani attraverso quell'esperienza riescono a diventare per quanto possibile i più adulti e più coscienti. Punto. Poi ecco la partenza di lavorare seriamente anche in termini istituzionali per migliorare quella realtà. La differenza tra il volontariato o l'esercizio della politica e lo scautismo è proprio questa. Lo scautismo ha coscienza che producendo relazioni si produce cambiamento, ma l'obiettivo è quello di fare educazione, non quello di cambiare le istituzioni sia sul territorio che a livello nazionale. Lo scautismo per principio è contro la guerra, contro le spese militari. Su queste cose qui lo scautismo italiano e la GESCI può e ha il dovere di dire la sua in modo autonomo, perché sono questioni fondanti educative su cui gli adulti, singoli e gruppi, credono, intendono di spenderci un pezzo della propria vita educando altri a questo tipo di valori. Non si può parlare di pace e basta. 1938, un capo scout va da BP e gli dice: io faccio il militare, lo posso fare il capo reparto? E BP gli rispose: non è lecito per uno scout partecipare in qualsiasi forma alla guerra, decidi te. È chiaro il concetto? 1938, prima che quest'uomo pensasse bene di ritornarsene in Africa e andare a morire in Kenya per non vedere le porcate che in Europa stavano accadendo. Se un gruppo locale di Firenze o di quel quartiere si trova con quella realtà e compartecipa all'iniziativa di quella comunità cristiana di base, a nessuno è dato il potere, parlo della GESCI, di dirgli se non lo può fare perché questa comunità non si è capito bene se è dentro la dimensione ecclesiale o no. Ma è diverso che prendere posizione, come sta accadendo con la Perugia Assisi,
istituzionale, bollata, dove non è possibile discutere o ridiscutere proprio di un bel niente. Ancora duro fatica, tuttora, a spiegare che non esistano i ragazzi. Ci sono le persone. E il linguaggio anglosassone dovrebbe aiutarci. I am old. Io sono vecchio un anno, due anni, tre anni. Ho esperienza di vita di. Quanti anni hai? Sono un ragazzo. Quanti anni c'hai? 35. Come scusa? Quanti anni ha? 20 anni. E tu sei un ragazzo a 20 anni. No. A 20 anni siamo dei giovani adulti. I maschi, quelli hanno il pisello. Quelli che hanno la pisella sono già più che giovani adulte. Dal momento in cui io definisco una persona un ragazzo, l'ho già catalogizzato. No? Ho già creato una categoria di quello che può fare e di quello che non può fare, di quello che gli è permesso e di quello che non gli è permesso. E questo da un punto di vista educativo e pedagogico, pensando e tornando sempre a Baden-Powell, siamo già di fuori. Non è vero che prima era meglio di oggi. No, oggi è meglio di prima. Però qui si è perso completamente la visione dell'uomo. Addirittura ci sono delle categorie di persone a cui non è permesso avere e tanto più riconoscere o dare responsabilità. Per esempio, l'omosessualità è ritenuta ancora, a parer mio, una malattia. Allora le cose sono due. O si disconosce a Dio la capacità di donare vita per come viene attraverso gli esseri umani, o ci sentiamo ancora più importanti di Dio, tanto da autorizzare noi stessi a stabilire te sì e te no. E peggio ancora è tacere la cosa, far finta di niente, ma questo va contro il rispetto della dignità della persona, va contro il rispetto del diritto. Una cosa è ritenersi credenti perché siamo cattolici dentro un'istituzione cattolica, maschilista, violenta. E altra cosa è mettere, almeno per me, ecco, al centro della propria vita l'Eucaristia. L'Eucaristia per me è il punto di riferimento, è il centro, è il luogo, tra virgolette, dove si parte, dove si torna e dove si vive. Allora, se è questo il cuore del mio essere credente, della mia relazione con Dio, con la storia, con l'umanità, con tutte le contraddizioni, le miserie individuali e collettive, non mi verrà naturale dire che sì e che no. Dio, Dio ci credo, ma non il Dio che oggi fa piovere e domani fa venire il sole e magari qualche tempo fa mi ha fatto un dispetto, mi ha fatto venire il cancro perché ho fatto il bambino cattivo nella guerra in Bosnia. No, non è così. E nemmeno in quel Dio che mi vuol mettere alla prova perché sono stato un bravo non violento che ha vissuto un anno e mezzo sotto bombardamenti, ha patito la fame ed è stato torturato da cattolici croati. Nemmeno questo, sono puttanato. C'è il superamento della regola, perché davvero mettersi nelle mani di un qualcosa che è davvero più grande di noi, ma non lontano. Dio non è lontano, te ne sei un pezzetto, quindi ti senti anche responsabile. Tornando dalla Bosnia, sto parlando del 94, mi vedi con l'allora vescovo di Firenze, gli disse, ascolta, e sono mesi che non prendo la comunione. Il vescovo si mise a ridere e mi disse, ma che tu dici? Te per 90 giorni hai preso la comunione dalla mattina alla sera. Perché? Stare in una realtà di conflitto in mezzo alla gente, in mezzo di poveri a dir poco davvero, la gente tutti i giorni veniva martoriata, massacrata, in una realtà dove la maggioranza era musulmana evidentemente, dove sapevi se uscivi di casa ma non sapevi se tornavi, in che condizioni. Ecco, per questo vescovo già vivere quell'esperienza in mezzo alla gente, agli ultimi, era già l'Eucaristia. Allora l'atto del pezzetto di pane e del vino, ma vaffanculo, è lì. Vescovo Silvano Piovanelli, faccio anche nome e cognome. Altre persone di chiesa,
Tonino Bello, io ci ho collaborato, non morto di tumore nel 93. Tornando alla marcia del dicembre del 92, volevamo fare l'Eucaristia. Tempo 10 minuti c'era tutto il traghetto, eravamo più di 500. E sapete come andò a finire? Siccome il pane era un pezzetto così, io lo mangio a lui e basta a nome di tutti. Non è abuso di potere. Ha senso ricostituire le comunità capi fondate da adulti che si ritrovano su dei valori specifici, dando priorità ad alcuni valori che su quel territorio è importante far emergere. Se siamo in una realtà, in una città, in un quartiere, dove ognuno si fa proprio gli affaracci suoi, e allora lì ha senso un lavoro dove si riesce a scoprire la differenza che passa tra legalità, la giustizia, il rispetto del diritto, della dignità, in una realtà di un quartiere, dove tutto allo sfascio. Provate a pensare, voi un gruppo di, e qui sì che ci metto i rover e le scolte, che cominciano a fare la fotografia del territorio, individuando, per esempio, tutte le barriere architettoniche che impediscono a un disabile costretto a muoversi su quattro ruote invece che su due gambe per andare a comprare i giornali in piazza. Andare dove diavolo gli pare. Si informa le istituzioni che c'è questa carenza e al tempo stesso gli si chiede che intervenga e al tempo stesso si comunica che noi cominceremo a fare gli scivoli sapendo che è illegale, perché non siamo autorizzati, disposti a spiegare al giudice se verremo denunciati o ci verrà fatta la multa che non pagheremo. Questa esperienza, che già in alcuni quartieri, in alcune città è stata fatta, che io ho seguito, è servita tantissimo, soprattutto ai giovani, ai rover e alle scolte, e ai capi e al decapo, a capire la differenza che passa tra la legalità, chi visse sperando, morì cagando, dico io, eccetera, e la giustizia, cioè l'operatività di un qualcosa che io ritengo giusto fare. E allora lo fa. Come vedi, si sta parlando di educazione alla politica, conoscenza del territorio, presenza del territorio, relazione umana. Alla fine, se uno fa i conti, poi lasciare il mondo migliore di come l'ho trovato. Sono arrivato che c'era un monte di scalini, me ne riparto che ci sono gli scivoli. È un esempio imbecille, ma molto meno di quanto si pensi. Oggi lo scotismo è basato ancora, proprio anche alla struttura, su una società dove tutti hanno un lavoro fisso, cosa che non è più così ormai da qualche anno. E la garanzia di una democrazia interna oggi veramente va a farsi fottere. E lo dico a ragion causa, io sono stato 11 o 12 anni consigliere generale, per cui Bracciano la conosco bene e conosco bene i meccanismi decisionali. O c'è la persona ricca o c'è il libero professionista che comunque non ha problemi di lavoro e di pagare l'affitto, se no sei fuori dai processi decisionali. E quanto non rischia di diventare invece che una formazione umana, ma una formazione che va soltanto a colmare dei buchi di come si deve fare, no? Non che cosa voglio essere come educatore agisce. Dunque, si è stabilito delle regole, si è fatto dei quadri, se tu rientri bene in quei quadri ok, altrimenti fuori. Oggi si fa prima a diventare ministri, che fa il capo unità, voglio dire. Tra l'altro diventa un modo culturale che ci insegna, anche se in modo molto nascosto, però arrampicarsi sugli specchi, ok? Devi cambiare strumento, recuperare i valori, perché su quelli, che tu sia precario o no, o ci credi o non ci credi, trovare quegli strumenti elastici che esaltano la qualità della proposta senza limitare la possibilità di un adulto che intende spendere un po' di anni, no? Nello scotismo, come andrebbe rivisto le norme per il riconoscimento della partenza. Io quando l'ho letto e mi è preso male, ho detto io devo ritornare al cateismo. Tra un po' ti chiedono anche se tutti fai le seghe o meno, ma dove siamo? Ma non scherziamo. Per prendere la partenza, quello è bello arrivato. Adesso è mezzo santo, non esiste proprio. Bisogna sfrondare e far sì che la regola diventi strumento e non fine. Se continuo così mi dispiace, mi piange il cuore, ma meglio chiudere.
fa festa, andiamo a spiccare il bordello.